Giorgio Tinazzi, l'uomo dell'ultima promozione in Serie A dell'Alessandria. Cosa ha significato quella partita? Alessandria 2, Brescia 1, stadio di San Siro. È stata la proclamazione della mia carriera. E Cosa ha significato segnare quel gol? indescrivibile. Si disse che l'Alessandria partiva favorita, ma voi avevate paura di deludere i tifosi. Poi Sì. lei affrontò l'Alessandria con la sua squadra nella quale è nato, l'Inter. Inter-Alessandria 1-1 a San Siro. Segnò proprio lei ai grigi. Mi disse una volta che lei pianse quando fece quel gol per il dispiacere. In fondo gli era dispiaciuto segnare all'Alessandria. Poi Sì. c'è stata anche nella sua lunga carriera la parentesi a Palermo. Cosa ha significato anche il Palermo nella storia di Giorgio Tinazzi? Guardi, non c'era posto sulla nave, trovarono un posto per dormire. La dice tutto questo, come mi disse che i tifosi gli regalarono una casa Mondello. Sì. Chi vincerà, secondo lei, tra Alessandria e Palermo in Coppa Italia? Il Faccio il tifo per Alessandria. cuore rimane stato ad Alessandria. C'è anche un risvolto sentimentale. Lei ha girato in diverse parti d'Italia, lo ricordiamo, Modena, Udine, Verona, però si è fermato ad Alessandria perché la moglie è di Alessandria, quindi la dice lunga del suo amore. San Michele, abitavamo lì quei tre capannoni che ci sono, San Michele. Qual è il giocatore che è stato suo compagno che lei ricorda con più affetto, in tutta la sua carriera, dall'Inter all'Udinese? Una testa matta. Era forte quell'Inter. Mi hanno ammazzato Francisco Gumbiers e Tinazzi di riserva. Ma cos'è cambiato secondo lei nel calcio? Il vostro era un calcio umano, un calcio a dimensione, oggi un calcio Guardi, di me esasperazione. lo chiedono purtroppo così, rispondo sempre uguale. È diventato più veloce. Adesso però c'è diventato le scarpe più leggere, le punte più morbide, pallone che non ha più la stringa. Ma dal lato umano, voi eravate campioni, ma davate una carezza a chiunque, ai bambini che vi venne Sì. incontro. No, Oggi. no, quello è vero, quello è vero. A un bambino piccolo si dice, oh, tu non diventi campione di te, non diventi campione di nessuno. C'è poco da fare. Io mi ricordo che ai tempi di Rivera e di Albrigi, la gente lì, che sono di Alessandria. Un'ultima domanda, Tinazzi. Lei è solito ricordare. Lei è stato un grande giocatore dalla grande classe nel gesto atletico e nel saper andare in rete, che lei era solito ogni volta che segnava andare a ringraziare in primo luogo, abbracciare il giocatore che gli aveva passato la palla. E scusi, guardando e ci lasciamo con questo sentimento, guardando queste sue fotografie che rappresentano tutta la sua vita, che emozione prova? Ogni tanto si mette a pensare, ci Guardi, scappa qualche lacrima ogni tanto. sì. Anche perché è passato il tempo e anche perché mai non posso più dimostrare niente. Onestamente parlando, sì. Adesso io sono lì a San Salvatore, che alleno, e quando che fanno i ragazzini che sbagliano, non dico mai, oh, come cazzo fai, come fai? E faccio vedere, è lui che dice, cazzo mister, come ha fatto?